carissimi, benvenuti. Aspettavamo questo momento per vivere in vostra compagnia il magico momento della Natività, in cui il Figlio di Dio si incarna e diventa uomo per salvarci. Viviamolo con emozione, chiedendogli di venire il nostro aiuto in questo mondo così cattivo, in cui si sono persi tutti i valori e l'odio sopprime l'amore. Così annunciava il profeta Isaia: tu, o Betlemme, sei piccola tra le migliaia città di Giuda, ma da te nascerà colui che sarà il dominatore di Israele. Dio mandò un angelo nella piccola città di Nazareth ad una giovane di nome Maria ad annunciare che sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. Ella accettò senza esitare, così si adempirono le scritture dei profeti che Dio le aveva rivelati. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che chiamerà Emanuele. Pastori, li riprende, pastori.
ricorderà. I poveri pastori. Noi siamo poveri, possiamo offrire solo un po' di latte e di ricotta. Ma abbiamo un cuore pieno d'amore da donarti. L'oro, metallo prezioso per eccellenza, che sta a significare la regalità di Gesù. L'incenso, un profumo da bruciare, simbolo della dignità di Gesù. La mirra, dono che simboleggia la futura sofferenza e redentrice di Gesù. Sanno tutto e questo tutto non c'è.
sei tu. Io voglio che ci sia più amore per quei fratelli che non hanno niente, che la pace come il grano il sole cresca e poi diventi pane d'oro di tutta la gente. Tutti gli pelamoranieri a illuminare i nostri cuori soli, alla luce di questi giorni puri, a camminare insieme a noi. Vieni a colorare il cielo di ogni giorno, a fare il vento più felice, torna ad aiutare chi non c'è. E io ritorno indietro a piangere desolato innanzi a te.
Volevo una madre, vedere gli occhi belli, anche alle lodi al cielo, cantare con gli uccelli. Potevo avere il cuore di un piccolo poeta, portare per i canti anche a lei la mia cometa. Perdona quella madre che non m'ho conosciuto e io che non ho vissuto, per lei ti pregherò. Scusa Gesù, chi non è tu? Chi non è tu?
Presto per aiutare un amico, a chi ha l'entusiasmo di un bambino e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta il Natale per essere migliore. Auguri di buon Natale. Bravo. A cosa serve il cuore se non l'amore? A cosa serve la vita se non fiducia, speranza e compassione? E ti vedo no a Natale a tutto cuore. E troverai un'infinità di cose che creeranno stupore. La forza dell'amore, la gioia, anche il dolore. Scoprirai che la vita è meravigliosa, anche se provi dolore. È gioiosa, è piena di speranza, è amore, è fratellanza. Il Natale è in ogni cuore, semplicemente ti basta credere nell'amore. Auguri!